Tira aria nuova in Toscana per Forza Italia. Il neo coordinatore regionale Stefano Mugnai ha presentato ufficialmente la sua squadra insieme all'onorevole Deborah Bergamini. Sì, è un passaggio importante. Scriviamo un capitolo nuovo nella storia di Forza Italia qui in Toscana. È evidente a tutti che il partito in questi mesi, in questi anni, sta passando un passaggio critico nella sua storia. Vi è la necessità in Toscana come in Italia di introdurre elementi di novità e anche di discontinuità nel rispetto del lavoro fatto in questi anni. Andremo ad individuare degli 11 coordinatori provinciali, 8 sono nuovi, con un mandato politico semplicissimo, Forza Italia unita all'interno di un centrodestra unito, perché anche i risultati dell'ultima elezione amministrativa del ballottaggio sono lì a testimoniare il fatto che se il centrodestra riesce ad essere unito è un centrodestra vincente, non solo in Italia ma anche in Toscana. Io vengo da una città, Arezzo, dove abbiamo vinto nella città più renziana d'Italia. Qui in Toscana vi è anche il risultato splendido di Mallegna, Pietrasanta. Il centrodestra unito riesce a vincere anche negli anni di Renzi presidente del Consiglio. Una squadra, quella di Stefano Mugnai, che intende prendere il posto del Partito Democratico in Toscana. Noi siamo convinti che fra 5 anni il centrodestra governerà in questa regione e Forza Italia sarà protagonista in questi 5 anni. Sono sicura che cominceremo a fare un lavoro comune.